nella finale. E adesso tra poco scopriremo chi sarà l'altro finalista, dicevamo, tra Enrico Piatti, il classe 2002 piemontese, contro Paolo Pizzo, il classe 83 siciliano. Sandro, è anche interessante dare, diciamo, uno spaccato geografico a questi match. In questo match appena terminato abbiamo visto un siciliano Carozzo contro un piemontese, adesso ritroveremo un siciliano Pizzo contro un piemontese. È così, insomma, è divertente, ma è così. Esattamente così. Adesso vedremo se la finale sarà tra due siciliani oppure tra un siciliano e un piemontese. C'è da dire che questo match veramente rappresenta due generazioni a confronto. 19 anni di differenza, abbiamo detto prima con i colleghi dell'ufficio stampa, prima abbiamo tirato giù un po' di statistiche. Pensa che nel 2002, l'anno di nascita di Piatti, Paolo Pizzo si classificò sesto ai campionati italiani assoluti e terzo a squadre al campionato europeo di Conegliano. Eh Quindi sì. è interessante questi dati statistici e nel 2011, quando Pizzo vinse il suo primo mondiale individuale, che tu ricorderai a Catania, Piatti aveva 9 anni. Quindi, Esatto, insomma, non per far è ancora capire prima lama, è ancora prima lama. le due generazioni. Inizia questa semifinale Sì, che vediamo abbiamo. se diciamo l'irruenza di Pizzo riesce a sorprendere Enrico Piatti che oggi ha fatto una gara davvero straordinaria, battendo atleti di altissimo profilo. Eh sì, ha battuto Andrea Santarelli Eh sì. 15-8 nel match dei quarti di finale e prima ancora Giulio Gaetani nei 32. Paolo Pizzo, invece, parlando di generazioni a confronto, ha battuto un suo compagno di squadra, Matteo Tagliarol, un altro classe 93, nel match per entrare nei quarti di finale. Torniamo sulla cronaca. Da una parte quindi Piatti alla vostra sinistra e Paolo Pizzo alla vostra destra. Sì, una fase di studio vedo stranamente prudente Paolo, che solitamente è più aggressivo, soprattutto quando ha, diciamo, è consapevole di incutere una sorta di sudditanza, diciamo, psicologica all'avversario. Si prendono un cartellino di passività. Cartellino di passività per entrambi, quindi vediamo adesso, forse l'impostazione tattica di Paolo è stata quella di evitare sul tentativo di fluetto alla mano di Piatti va a segno invece Paolo Pizzo che colpisce lui stesso alla mano, quindi si porta in vantaggio e con un cartellino giallo adesso Piatti è costretto a tirare un colpo entro un minuto. Ecco, questo è il Paolo Pizzo che conosciamo, Ritmi molto alti, aggressività e si porta sul 2-0. sì, con un bel colpo al piede, lui confonde molto gli avversari con questi finti colpi portati in altre zone del corpo, cercando altri bersagli, distraendo poi da quello che è la sua vera intenzione e infatti ha concluso poi al piede dopo varie finte e bersagli alti. Altra stoccata di Pizzo che si porta sul 3-0. Forse anche Paolo un po' provato fisicamente alla lunga gara. Fa avanzare l'avversario. a 0 per Pizzo. Eh sì, sembra diciamo avere chiara la chiave tattica di gestione di questo assalto. Ha messo quattro botte diverse, una alla gamba, una alla mano, una al piede e una al bersaglio grosso. Questa volta colpo doppio. Non sembra avere riferimenti piatti in questa fase del match, quindi è decisamente in fase Paolo, per cui riesce a togliere riferimenti a Enrico per portarsi a segno. Molto bravo Enrico con una semplicissima azione di contrattacco sul movimento avanti di
di Paolo e che accorcia le distanze e si porta a meno 3, 5-2. Entrambi atleti in forza al gruppo sportivo dell'Aeronautica Militare, come Andrea Vallosio, quindi l'Aeronautica piazza 3 atleti su 4 sul podio, oltre a Matteo Tagliareol che si è fermato ai piedi del podio, quindi 4 sì. Atleti nei primi 8 per l'Aeronautica Militare quest'oggi. Una grande soddisfazione per l'arma, adesso a prescindere da chi vincerà, comunque portarne 3 a podio non è cosa da poco. Si riporta sotto, quindi meno 2. E anche qua sembra aver trovato una strada possibile, percorribile, quindi sull'avanti di Paolo Enrico per la seconda volta riesce a uscire in tempo. Quindi c'è da valutare se adesso Paolo con la sua esperienza abbia capito questa volontà, vedi anche adesso, per fargli un contratempo. Quindi vediamo un attimo, adesso sembra che vogliano andare al minuto andare di pausa. Al minuto, sì. Manca praticamente un nulla e vanno al minuto di pausa a colloquio con i propri tecnici, da una parte il maestro Mencarelli e da un'altra parte il maestro Giammoni, che vedete inquadrato in questo momento. Paolo Pizzo a colloquio con il suo maestro. Chissà qual è la Enrico Piatti, nipote del famoso maestro Kulcher, che per anni ha seguito la nostra nazionale anche nei momenti in cui ero io atleta. Quindi un maestro a cui sei particolarmente legato. Sì, particolarmente legato a Kulcher e anche, devo dire, alla sua famiglia, perché da quando era piccolo il nipotino, il maestro mi parlava di questo nipotino che era molto bravo e in effetti non aveva torto. Poi l'anno in cui il nipotino ha vinto il mondiale è stato l'anno della dipartita del buon maestro Kulcher, e quindi ho avuto, diciamo, l'onore e il piacere di seguirlo e di condurlo, diciamo, alla vittoria del mondiale, proprio come avrebbe fatto il suo nonno. È stato per me un grande piacere. Adesso trasferitosi a Torino e allenato dal maestro Maurizio Mencarelli. Riparte questa seconda semifinale, seconda frazione, 5-3 conduce l'aviere siciliano alla destra dei vostri teleschermi. E queste pause tolgono un po' il motivo tecnico che era maturato fino a quel momento, quindi adesso non dico che è un po' come ricominciare, perché il match ha sicuramente una storia, e quindi una storia della quale tutti e due gli atleti faranno tesoro, ma non è come continuare sull'onda delle stoccate messe. Quindi quel colpo che Enrico aveva trovato un po' come formula per entrare nell'attacco irruente di Paolo adesso dovrà essere ripreparato e ricostruito con la massima attenzione, anche perché immagino, se non gliel'avrà detto Giommoni comunque, che Paolo con la sua esperienza e intelligenza tattica abbia immaginato una contromossa. Adesso dei problemi, credo, al guanto per Piatti. Sta intervenendo, è intervenuto il tecnico delle armi, forse a bloccare il guanto. No, il guanto si apre, quindi il velcro che chiude, che tiene chiuso il guanto, evidentemente ha perso le sue proprietà di aderenza e il guanto tende ad aprirsi. Ovviamente se si apre può essere pericoloso e pertanto è stato bloccato con un po' di nastro, però l'arbitro ha dato delle istruzioni, adesso non so se va bene così oppure no. Vedi, il guanto è ancora aperto, per cui probabilmente dovrà cambiarlo. Anzi no, vedo il tecnico, il buon Damiano Valerio, tecnico locale che ci segue spesso con la nazionale, che ha preso probabilmente un nastro con maggior grip per chiudere
mettere in sicurezza la mano di Enrico. Questi momenti magari sono utili anche per respirare e raccogliere le idee. In questo momento è fermo con la maschera alzata Paolo Pizzo. E questi sono pochi momenti in cui si può respirare senza mascherina, Eh sì, perché in purtroppo. tutti i momenti, diciamo, fuori dalla pedana, il protocollo prevede che si tenga la mascherina indossata, e quindi, diciamo, un po' di oppressione, un po' di sensazione di libertà in questo momento viene goduta da Paolo che respira Eccolo qui inquadrato liberamente. in questo momento. Si riparte. Seconda frazione, Pizzo in vantaggio di due stoccate. Un po' cambiata la chiave del match, c'è Pizzo che spinge, che cerca questi colpi al Sì, bersaglio Enrico sembra che avanzato. però stia cercando proprio il tempo per tirare dentro sull'avanti di Paolo, solo che lo sta facendo avvicinare un po' troppo. C'è il rischio che Paolo a quella distanza parta diretto e tocchi perché è molto veloce ed esplosivo. L'arbitro ha chiamato l'alt. E purtroppo non c'è stata una interpretazione. Rosso per entrambi per passività. No, non mi torna, perché sono 5-3, quindi il giallo, cioè il cartellino di passività va dato soltanto a chi è in svantaggio. E infatti. Pertanto, vanno 6-3, sul punteggio perché Paolo Pizzo ha furbamente finto una pressione senza voler tirare il colpo per portare l'altro in passività. Ed è stato un po' ingenuo qui Enrico Piatti a non provare un colpo, perché tanto prenderlo per passività o provarlo e prenderlo su azione, meglio prenderlo su azione che su passività. Ancora una stoccata di Pizzo che dopo la stoccata ricevuta grazie alla passività al suo avversario mette a segno un altro colpo, 7-3, massimo vantaggio. Sì, era una botta importante quella, quindi è stato un errore abbastanza grave di ingenuità. Da parte di Enrico, gestito con grande esperienza da Paolo, che poi ha allungato a più 4. Ancora una stoccata di rimessa per Pizzo. Che si porta sull'8-3. Sì, Paolo gli ha messo proprio il ferro per farsi parare e pronto a cavare appena ha sentito la parata, quindi molto abile nella percezione del momento. Per passare la punta. Questa volta la rimessa è di entrambi. Sì, diciamo che 9-4. c'è una parata di risposta di Enrico, che sulla quale però Paolo riesce a portare a segno un colpo di rimessa, quindi colpiscono entrambi e si aggiudicano entrambi un punto. Botta molto bella questa. Sul colpo di Paolo c'è il colpo di rimessa di attacco di Paolo di Enrico Piatti sul ritorno indietro di Paolo Pizzo, quindi il piede davanti era rimasto lì. Molto bello questo colpo al piede. 9-5 il punteggio. Mancano circa 45 secondi alla fine di questa seconda frazione. Adesso una fase di studio. E Piatti che cerca lentamente di spingere verso il fondo pedana. La stoccata simile a quella di due botte fa. Pizzo si fa parare e poi esegue la rimessa. Sì, devo dire molto bravo perché Paolo ha un'ottima punta e quindi dopo la parata riesce a mettere la punta sul braccio, sulla fuga indietro di Piatti, portandosi a più 5 e indirizzando questo match che diventa sempre più complicato per il giovanissimo Enrico. Questa volta. Sì, non era male l'idea, ma non ha dato profondità a questo attacco, per cui si è
è arrivato a un pelino dal bersaglio Enrico Piatti e ha consentito il ritorno di Paolo, che invece è andato a segno. Paolo in grande giornata, devo dire che sta tirando molto bene, sta dando veramente il meglio di sé. Ancora una stoccata di Pizzo, 13-5 massimo vantaggio. Sì, in questa, diciamo, questo attacco un po' finto confusionario, perché Paolo invece sa sempre perfettamente dove è la punta, dove sono i piedi e cosa deve fare per andare a segno. Quindi, sebbene i movimenti possano apparire un po' scomposti, sono assolutamente consapevoli. Quindi questa è una forza di Paolo, con la quale spesso disorienta gli avversari togliendogli i riferimenti e mandandoli un po' in barca, come sta succedendo adesso, un match dove ormai Paolo ha dilagato 14-5. Vediamo se vorrà chiudere. No, vanno al minuto di pausa a colloquio con i rispettivi tecnici. Difficile adesso, no, per il maestro Mencarelli dare dei suggerimenti con questo punteggio. In queste situazioni la tua idea è quella di dare più supporto psicologico o insistere su una chiave tecnico-tattica? Ma in questa situazione particolare, con tante botte di svantaggio col 14, quindi troppi match point per pensare realisticamente di potersi portare il match a casa, il mio suggerimento sarebbe quello di lavorare per sé, lavorare per un'altra occasione, quindi trovare delle strade e cercarle, quindi non abbandonare il match, ma continuare a lavorare per trovare una strada che possa essere utile in un'altra occasione. Quindi non mollare, dare il massimo, cercare colpo su colpo di rosicchiare qualche stoccata. Poi è inevitabile che prima o poi il colpo di Pizzo capiterà, o un doppio o un singolo, perché parliamo comunque di uno che ha vinto due mondiali, quindi impossibile praticamente farsi recuperare da questa posizione. Ma comunque questo ragazzo molto giovane, ripeto, un 2002, ha tutte le possibilità, le carte in regola per rappresentare un ottimo futuro del nostro panorama schermistico. Mette la stoccata 14-6, voleva chiudere forse con un po' troppa fretta il match, Pizzo. Ancora una stoccata di piatti, 14-7. E finisce così, 15-7, vola in finale. Il catanese Paolo Sì, Pizzo. da notare quante botte ha tirato in un solo movimento di gambe, quindi ha tirato almeno tre, se non quattro colpi, quindi ha parato il primo, ha parato il secondo, non è riuscito a parare il terzo, Enrico Piatti. Data questa grossa irruenza di Paolo, che è un po' la sua arma vincente, quindi vince questo match con merito Paolo Pizzo, ma tanto di cappello al giovanissimo Enrico Piatti, che con questo podio Diventa sì. campione italiano Under 23. Sì, a parte appunto che si aggiudica il titolo italiano Under 23, ma comunque ha dato una dimostrazione di grande valore e di grandi prospettive. Bene, allora Sandro, per il momento ci salutiamo e ci vediamo tra pochissimo per la finale tra Enrico Carozzo e Paolo Pizzo. A tra poco. A tra poco.